non vendete il film all'estero, ma vendete l'idea del film, no? Dunque, la prima cosa che ho scritto, al di là degli obblighi scolastici, è una cosa che ho scritto in realtà di teatro. Avevo finito il liceo, io e un mio amico, che adesso peraltro è caporedattore all'Ansa, abbiamo fatto i giri di tutti i giornali chiedendo se volevano delle collaborazioni, e che era un gesto molto naif, però un giornale di estrema sinistra, si chiama Il Quotidiano dei Lavoratori, e anche un giornale socialista che era l'Avanti, mi sembra, ci disse: vabbè, perché non collaborate? Insomma, la prima cosa che ho fatto è una recensione di uno spettacolo di Pasolini. Pasolini era già morto da qualche anno, tutto questo alla fine degli anni 70, 78, sì, 78 direi, dove tra l'altro c'era il giovanissimo Alessandro Gassman, il padre, e lo spettacolo era Affabulazione. E mi ricordo che naturalmente provai un piacere fortissimo, l'idea di raccontare, mi piaceva molto questa cosa di raccontare in una lingua diversa un testo, che questo rapporto tra la propria scrittura, che deve ricostruire un'esperienza, che era poi l'esperienza viva di chi vede uno spettacolo e naturalmente anche i film. Trovo che ci sia un grande fanatismo, soprattutto in tutte le generazioni, almeno fino agli anni 70. Insomma, era molto facile essere appassionati di cinema, non c'era bisogno di essere particolarmente sensibili o intelligenti. Si vedevano dosi incredibili di film in sala, si avevano delle abitudini che adesso non ci sono più, come per esempio, io mi ricordo benissimo dai 7 anni, dagli 8 anni in su, che andavo al cinema da solo, una cosa che adesso sarebbe abbastanza inappropriata, allora era, ma anche da soli, e quindi il cinema era una sponda, veramente faceva parte dell'ambiente, faceva parte del mondo, come la scuola, come le relazioni con gli altri, come andare in macchina, come camminare, come fare una passeggiata. Uno può andare al cinema, non doveva scegliere di andare al cinema, così come non sceglieva di fare colazione o di fare i compiti, perché bisognava farlo. È curioso peraltro che lei venga invece da un territorio come quello della matematica, che invece è fatto di certezze, ci si muove di certezza in certezza. Lei invece sembra aver poi scelto a un certo punto l'idea che l'ignoto era la cosa che lo avrebbe reso felice e maggiormente produttivo. Yeah, as I said in the beginning, of course, this is Heidegger, in fact. stepping in the unknown is really the step to do. It's after, but it's vogliamo altissimo. Comes from Heidegger. He applied it also on Adolf Hitler. Io vengo da una famiglia di un po' come tutti i meridionali, di studi di legge. Mio padre era avvocato, mio fratello è avvocato, ho un altro fratello che si è laureato in legge anche lui, e sembrava naturale che lo facessi anch'io. Non avevo neanche questa grande passione per il cinema, e anzi, credo che debba alla critica cinematografica il fatto di aver capito quanto il cinema poteva essere importante per me, quanto possa essere importante in assoluto. A un certo punto, una forma di intuizione isterica, ecco, senza alcuna ragione, non ho fatto parte neanche dei gruppi dei cineforum, non ero di quelli che organizzavo. È stato un momento molto bello della mia vita in cui ho studiato filosofia e ho studiato cinema, ho mischiato, che posso dire, il Parmenio di Platone, che è un testo straordinario, sembra Beckett, ed è anche filosoficamente, dal punto di vista di tecnica dialettica, uno dei vertici del virtuosismo, come se fosse
un pezzo mozartiano da un punto di vista del linguaggio filosofico, ma allo stesso tempo ho iniziato a frequentare con maggiore consapevolezza i cineclub che vivevano in quel periodo un momento probabilmente autunnale, però c'erano ancora, ricordo, bellissime retrospettive, Billy Wilder, ma anche Tarkovsky, ma anche Godard, ma anche Fellini. Mi ricordo benissimo questa sensazione di, non so, di leggere, di assimilare, di affrontare testi molto complessi ma straordinariamente ricchi come La critica ragion pura e La scoperta, non so, di Orson Welles, quanto potesse, cioè, questa straordinaria profondità e ricchezza della lingua, del linguaggio filosofico e anche del linguaggio del cinema. Che c'erano giorni in cui studiavo come un pazzo e poi la sera, tardo pomeriggio, andavo al cinema. È stato uno dei periodi più belli della mia vita. Io poi dovevo fare il professore di filosofia, però come spesso capita, ho vinto una borsa di studio in Germania che non ho potuto, di cui non ho potuto godere perché sono dovuto partire per il militare, ma questo è stato un bene perché questo ha spostato tutto un po' sul versante cinematografico, che di cui adesso non sono affatto pentito, anzi, rammaricato, anzi sono anche molto felice. C'è stato un periodo in cui ho iniziato a collaborare col Paese Sera, con un grande critico, Callisto Kosulic, di cui sono stato vice per diversi anni. Il Paese Sera allora aveva una pagina intera di segnalazioni cinematografiche, quindi a volte d'estate me le facevo tutte io, quindi lavoravo, ero la sensazione di a sera di essere spossati per quanto si è scritto, per il lavoro critico, ecco, era anche quella una sensazione che ricordo molto bene. Poi a un certo punto, così come si chiama un idraulico a metà agosto perché ti si è rotto il lavandino, la doccia, il water, a un certo punto mi chiamarono dalla Rai un mio amico che lavorava lì, dicendo che serviva solamente una persona che si occupasse di cinema. C'era una trasmissione che si chiamava Film Dossier, fatta da Piero Angela, e c'era bisogno di qualcuno che si occupasse della selezione dei film, anche di tutta una serie di operazioni di natura un po' tecnica, organizzativa, produttiva. Allora i film si trasmettevano, si mandavano in onda con delle grosse bobine a un pollice, era già considerato un grosso passaggio, no? Delle cose così enormi. Peraltro, se qualcuno le dicesse che è vero che nella sua filmografia c'è una costante tensione verso la sfida di qualcosa di sconosciuto, ma se qualcuno le dicesse che in quasi tutti i suoi film si ha l'impressione che lei ci dica questa cosa, che seguire il proprio desiderio è qualcosa di fino in fondo, è qualcosa di minaccioso, eccitante e pericoloso, lei cosa direbbe? E poi l'altra svolta vera e propria nella mia vita professionale, anche qui nella mia vita forse in generale, è stato quando sono stato a Cannes con un mio film. Questo film si chiamava L'ultima sequenza, era un film documentario, ma era costruito come un thriller e svelava il finale inedito di uno dei film più amati e più celebri di tutta la modernità del cinema, per l'appunto 8 e mezzo. Avevo lavorato molto all'Espresso per 13 anni, avevo lavorato molto in Rai e in Mediaset, leggendo copioni, facendo programmi, curando cicli. Avevo già fatto un libro che aveva avuto una certa importanza su Germi e un documentario che era collegato a questo libro, che era stato Locarno, ma l'idea di stare lì con un film dedicato al più grande regista, credo, italiano del dopoguerra, con la stampa estera, il film poi subito dopo la proiezione a Cannes che svelava questo finale inedito, sconosciuto, che è perso per sempre, che ho ricostruito un po' come da una parte un detective, dall'altra uno studioso e dall'altra un folle, solo con 30 fotografie rimaste. Insomma, il giorno dopo il film fu venduto in una decina di paesi e tuttora, se uno compra il DVD di 8 e mezzo, che posso dire, ad Amsterdam o a Mosca o nel Portogallo oppure in Australia, ci trovo questo mio film documentario come contributo extra. Questo film documentario che ancora oggi va in giro per il mondo,
come dire, se, quando sono un po' depresso e basta che metto il suo nome su Google, scopro che è stato anche in tanti paesi dove non sono stato io, in Brasile, in Israele, è stato anche 2 volte a New York, 1 volta al MoMA, 1 volta al Guggenheim, in sedi molto prestigiose, a Seattle, a San Francisco, a Los Angeles. Però mi ha fatto capire che insomma, la scrittura, che è poi la cosa che mi piace di più, perché quando uno scrive è responsabile solo di se stesso, della propria libertà, della propria mediocrità, del proprio talento se ne possiede, però mi ha fatto capire che quello che mi piaceva veramente era considerare il cinema stesso come un prolungamento della critica e come fare il critico semplicemente con altri mezzi. Chi l'ha detto che il critico è solo uno che scrive? Lì poi ho fatto anche un film su Pasolini, che ha avuto anche quello un successo molto lusinghiero, è stato pubblicato, è un film che ho fatto insieme a Matteo Cerami. La ferocia era terribile e all'antica. I campi di concentramento dell'URSS, la schiavitù delle democrazie orientali, l'Algeria. Questa ferocia all'antica naturalmente permane, ma oltre a questa vecchia ferocia c'è la nuova ferocia che consiste nei nuovi strumenti del potere. Sono film che sono una via di mezzo tra un saggio, un film vero e proprio, una raccolta di testi. In questo caso c'era Servillo che leggeva fuori campo dei testi di Pasolini che aveva messo insieme Matteo Cerami, che ha firmato il film insieme a me. E anche quello è stato importante perché appunto mi ha fatto capire quanto possa essere utile, grazie alle nuove tecnologie, la possibilità di scrivere di cinema, di fare, di riflettere, di pensare, di commentare, di esplorare, di avere intimità, ecco, con il cinema attraverso una scrittura, che è quello che si fa, che si è sempre fatto, diciamo, fino ad oggi con le parole, e che adesso si può fare con le immagini e i suoni. Il film è andato molto bene e continua a vendere, credo che abbia venduto più di 20.000 copie con una delle più interessanti collane video che ci sono oggi, che è quella della Feltrinelli, Real Cinema. E mi capita spesso che qualcuno mi dica che ne vede dei pezzi su YouTube, alcuni sono stati addirittura sottotitolati in lingue straniere, che significa che c'è andato qualcuno che non è italiano, e di recente hanno fatto una mostra, credo a Barcellona o a Madrid, non ricordo, tutta dedicata sulla televisione, e mi hanno chiesto il permesso di prendere un pezzo di quel documentario in cui c'era una parte letta da Servillo, di Pasolini, che parla della televisione. Lo dico sinceramente, non considero niente di più feroce della banalissima televisione. Io da telespettatore la sera prima, e un'infinità di sere prima, le mie sere di malato, ho visto sfilare in quel video dove essi erano ora un'infinità di personaggi, la corte dei miracoli d'Italia. E si tratta di uomini politici di primo piano. Ebbene, la televisione faceva e fa di tutti loro dei buffoni. Quindi voi, ognuna deve avere la propria stampa. Ma me la dire tu, se posso parlare o meno. Oh. Senti, sai che ti dico? Che per me tu oggi sei eliminato. Ciao. Ciao. L'importante è una sola cosa, che non trapeli nulla mai di men che rassicurante. L'ideale piccolo borghese di vita tranquilla e per bene si proietta come una specie di furia implacabile in tutti i programmi televisivi e in ogni piega di essi. Io vedo chiaramente il terrore negli occhi degli annunciatori e degli intervistati ufficiali. Non va pronunciata una parola di scandalo, praticamente non può essere pronunciata una parola in qualche modo vera. Lì per esempio ho sperimentato anche alcune tecniche di interpretazione. Per esempio io mi sono chiesto quali sono le immagini più giuste per commentare le parole di Pasolini. Pasolini è un regista, il cinema è una parte della sua attività, credo che se c'è qualcosa di spettacolare in Pasolini è l'uso che lui fa della lingua italiana in mille modi, mille generi, dal giornalismo all'invettiva, al teatro, alla poesia, alla narrativa. È come se uno si rendesse conto, quando vede e legge ciò che
L'assente, ciò che ha scritto Pasolini, come gli altri usino la lingua solo in una piccola percentuale, mentre lui lo faceva quasi al 100%, insomma, un po' come succede forse con registi come Fellini o Kubrick per il cinema. E la cosa che abbiamo pensato è che non dovevano essere delle immagini di Pasolini, e quindi abbiamo molto attivato sia documentari, quindi repertorio inedito della TV italiana. Quando si parla degli anni 60 o degli anni 70 si fanno sempre riferimento a quelle 4-5 brani di repertorio che si vedono in continuazione. Noi abbiamo pescato di diversi in vari library abbastanza vergini. Usare dei filmini familiari, cioè immagini apparentemente sgrammaticate o comunque non professionalmente perfette, proprio come, perché questo era forse la cosa più simile all'amore che Pasolini aveva per il dialetto, per gli attori non professionisti, per esempio. In realtà il dialetto non è affatto sgrammaticato, ha delle sue regole interne e anche delle sue raffinatezze letterarie, una sua sensibilità molto forte, solo che non appare tale a chi considera invece la lingua ufficiale l'unica lingua possibile. A rifare la grande commedia brillante, romantica, come Leto, Metz, Nora Ephron. Mi piacerebbe che parlasse anche di questo tipo di cinema. I've been lucky enough to have a very long association with Nora. And first I'm going to tell you about that day that we shot. The woman who says, I'll have what she's having, is the director's mother. And occasionally when we were shooting, he kept giving me certain sounds to make. So poor Estelle. Watching Rob and just go, Anyway, I think Billy's so great in that scene, his ability to, how he reacts to her is really what makes it so funny. But we shot all day. My voice was hoarse at the end, at the very end of the day, the owners of the deli gave me a huge salami. So, and when I read the script, you know, I think it was my second movie, so it's really not like I have very much to compare this to, but it was fun to read, because it was all dialogue, and all smart, fast, rhythmic dialogue that Nora wrote so well. And she and Rob had a kind of an antagonistic, creatively antagonistic relationship to get this on paper as it read. It was only about playing the music as it was written. Ecco, quello che vediamo qui è in realtà il backstage dove ufficialmente abbiamo accolto i più grandi autori, artisti che sono stati protagonisti degli incontri di Roma, quindi Meryl Streep, Al Pacino, quest'anno John Landis, Sean Connery, Terrence Malick, per non parlare di quelli che sono venuti fuori dal festival, quindi Sidney Pollack, Spike Lee, i fratelli Coen. In genere la macchina si ferma qua, loro scendono, io e Antonio Monda, che è il mio collaboratore, che ha un po' creato questo, insieme a me, questa istituzione degli incontri con gli autori del cinema americano, li accogliamo, diciamo. Dopo aver collaborato per tanti anni con fatto il giornalista e cronista con l'Espresso soprattutto, ma anche la Repubblica, ma anche Chuck, eccetera. Dopo aver lavorato, credo di essere stato il primo direttore di un web magazine con Cata Web Cinema, poi a un certo punto Carlo Fortes, che era a capo dell'auditorium, l'auditorium era nato relativamente da poco, mi ha chiesto di inventare qualcosa di cinema. E quello che ci siamo inventati è stato un po' poi il germe, ciò da cui poi è nato il seme, da cui poi è nato il festival. Ci siamo inventati due tipi di incontri fondamentalmente, uno i duetti italiani, in cui io montavo delle clip di vari autori italiani che presentavamo insieme. Mi ricordo che i primi furono per esempio Muccino e Virzì, ma anche di differente generazione, tipo Cipria e Maresco e Monicelli, oppure Stefania Sandrelli e Margherita Bui, Valerio Mastrandrea e Paola Cortellesi, e poi il cinema americano con Antonio Monda, che con il quale avevo realizzato già diverse cose a New York, avevo fatto insieme una bellissima retrospettiva di su Germi per il New York Film Festival, e abbiamo iniziato a fare questa specie di migrazione, diciamo. Il primo in assoluto credo che sia stato Spike Lee, il primo che abbiamo portato, però abbiamo avuto uno bellissimo con Arthur Penn, che ancora ricordo con molta emozione,
siamo anche diventati un po' amici con Arthur Penn, poi lo siamo andati a trovare anche a New York. Io ho registrato una bellissima conversazione in video che credo di avere tuttora. E, ma di lì appunto sono venuti veramente tantissimi, e quindi ricordavo Sidney Pollack, che addirittura venne guidando lui stesso l'aereo, era un grande appassionato di aerei, di aviazione. Il successo di questo tipo di attività è stato tale che a un certo punto con Goffredo Bettini e Walter Veltroni abbiamo pensato di progettare un vero e proprio festival, che poi sarebbe diventato il Festival di Roma, con tutto ciò che accadde, la reazione un po' scomposta di Venezia, la curiosità enorme dei media ma anche della politica, perché c'era una contrapposizione anche di poteri locali, Roma contro Venezia, Roma contro Torino, eccetera. E in questo contesto credo di essere stato anche il primo a teorizzare il red carpet. Mi ricordo che parlavo con l'ufficio stampa, Cristiana Caimi, diceva: io sogno che la cavea, cioè il posto centrale intorno al quale si raccolgono le tre grandi sale dell'auditorium, sia pieno di gente col cellulare mentre i divi sfilano all'interno. E questo è stata un po' la prima idea di quello che è diventato qualcosa che anche i commentatori stranieri più severi riconoscono come uno dei più bei red carpet di tutti i festival di da sempre. All'interno di questo quadro la sezione extra era stata concepita all'inizio come la sezione in cui che doveva raccogliere tutto ciò che non finiva nelle altre, quindi aveva comunque un'aria sicuramente alternativa, però un po' raccogliticcia. In alcuni casi era un po' come dire, un trovarobbato, una specie di sgabuzzino. Io ho lavorato molto per trasformare in qualcosa completamente diverso. Innanzitutto una sezione che avesse un tratto pop fortissimo, sia partecipare a un incontro con Meryl Streep o Richard Gere, sia vedere un documentario sull'Africa o sul Giappone, oppure specializzato su una famosa fotografa morta improvvisamente a 20 anni, come era quest'anno con The Woodmans, che raccontava di Francesca Woodman, per l'appunto. Insomma, concepire il cinema un po' come rilanciare al quadrato quello che era stato il modello della cinefilia dei Cahiers du Cinéma della fine degli anni 50, secondo i quali per l'appunto il cinema non andava mai diviso in serie, ma la passione per il cinema implica anche la bulimia per il cinema stesso, e quindi così come a loro accadeva di amare, non so, Howard Hawks o Jerry Lewis, e naturalmente gli autori della Nouvelle Vague, ma anche, non so, John Ford o Fritz Lang, così extra credo che sia cresciuto nel piacere, nel prestigio. C'è una grandissima attenzione per la musica. Negli anni scorsi abbiamo avuto i Sigur Rós, con un film su Sigur Rós e i Sigur Rós in sala, o abbiamo presentato in anteprima mondiale un documentario su Fabrizio De André, che poi ha avuto un successo eccezionale nella sua distribuzione in un video, e quest'anno siamo stati molto fortunati, abbiamo presentato in anteprima europea un bel documentario su Bruce Springsteen con lui stesso in sala, e lui stesso ha fatto un incontro per più di mezz'ora con il pubblico e con i giornalisti, cosa che tutti coloro che lo frequentano da anni ritengono sia un unicum assoluto. Insomma, questa sezione qui è una sezione che è caratterizzata da una parte da una fortissima promiscuità, ci sono cose molto diverse, ma questo è secondo me il mio lavoro, per l'appunto. Nella realtà Meryl Streep è una cosa completamente diversa da Bruce Springsteen, naturalmente, ma così come Al Pacino è una cosa molto diversa dai documentari di ricerca o dai film sperimentali o da opere particolarmente innovative, no? Quest'anno c'erano tre autori che secondo me rappresentano l'altra America, quell'America che adesso si vede così poco nel mainstream cinematografico, che è un mainstream poco versatile, sempre sovrappeso, sempre terrorizzato dal perdere l'attenzione di uno spettatore solo. Mentre invece quest'anno avevamo tre grandi talenti che poi di epoche diverse, appunto Bruce Springsteen, Alexander Rockwell, che insieme a Al Hartley e Jim Jarmusch è stato tra i principali registi indipendenti del cinema americano degli anni 90, e John Landis,
che non è mai stato un vero e proprio cineasta indipendente, anche se ha completamente rivoluzionato i generi e i mainstream americani negli anni '80 con film come The Blues Brothers o Un lupo manaro americano a Londra. Insomma, la cosa singolare è che questo film ha avuto un'accoglienza molto calorosa, un'ottima e abbondante stampa. Si tratta tuttavia, nel paese della commedia italiana, di una commedia di tipo completamente diverso. Come molti di voi sapranno, Joe Dennis non solo è un regista famoso, affermato, molto personale, ma anche un grande erudito di cinema. Prendendo in mano, diciamo così, le produzioni della Living Studios, che ha una tradizione di commedia forse la più illustre del dopoguerra e anche prima, ha ripreso un pochino lo stile della maniera in cui un grande pittore, nel momento in cui vuole fare un quadro, ripete un po' lo stile di una grande casata. Ora mi piacerebbe, siccome so che questo è uno dei motivi di cui tra l'altro ho anche parlato durante il test, mi piacerebbe che nel paese della commedia italiana così senza arrivare con una commedia inglese. I know what you mean by Italian comedy, and I know what you mean by apparently this doesn't work. Sembra che questo non funzioni. There's Italian comedy, British comedy, all kinds of comedy, but I don't think that way. The movie's very British because it's very British. I mean, it's an English comedy, and it's about a British subject. Il lavoro del critico, benché spesso in televisione, nella televisione italiana, sia ridotto un po' una caricatura, da Benigni fino a Enrico Ghezzi, che comunque è un signor critico, ha inventato un linguaggio suo, è un lavoro, per me è un lavoro straordinario. E sono ancora, mi chiedo come abbia avuto la lucidità necessaria a capire che sarei stato capace di farlo e che poi avrei avuto la fortuna di diventarlo sul serio. E i registi, in realtà, quando li dicono i critici, li accusano di essere dei registi falliti, ma questo significa proprio che non capiscono la qualità di questo mestiere, che sta proprio nella possibilità di trovare qualcosa di bello di cui tu non sei responsabile, cercare di condividere con il massimo numero di persone possibile e soprattutto riuscire a costruirgli intorno un involucro che gli assomigli il più possibile, che sia fatto di un linguaggio che non è quello del cinema. Questo mi affascina tantissimo nella scrittura, e per questo mi piace tantissimo scrivere libri di cinema. E purtroppo sono una cosa che in termini economici e amministrativi è meno decisiva per il budget di un critico, altrimenti credo che farei solo quello. Ho scritto tanti libri di cinema proprio perché ho sempre amato scrivere. Due di questi hanno avuto la fortuna di vincere anche dei premi piuttosto importanti per la critica cinematografica italiana. Tutti e due i premi si chiamavano il miglior libro di cinema dell'anno. Uno era intitolato Un critico scomparso, credo all'inizio degli anni '80, da Domenico Meccoli. Il mio libro che l'ha vinto prima era alla fine nel 98, se non sbaglio, era Tutto il cinema di Pietro Germi, uscito per Baldini e Castoldi. L'altro, più o meno una decina d'anni dopo, è sempre un altro premio della cura del Centro Studi Cinematografici per il miglior libro dell'anno, il miglior libro di cinema dell'anno, e si chiama tuttora In quel film c'è un segreto. Ed è forse il mio libro più personale, nel senso che è un itinerario che segue l'analisi con modalità di intensità che ho studiato per anni di alcuni film che ho amato così tanto da ritenere necessario di lasciarli stagionare nella mia fantasia, nella mia sensibilità il più lungo possibile. No, abbiamo messo insieme queste scene per varie ragioni. Uno, perché il giorno della donna e il suo cinema è tradizionalmente conosciuto soprattutto per figure maschili, fondamentalmente. Invece ci piaceva l'idea di scavare in qualche maniera, in maniera alternativa. E poi perché, come sanno tutti quanti gli studiosi di cinema, i critici e credo anche gli appassionati,
Lei ha avuto un ruolo molto importante nella scoperta di questo grandissimo regista Ozu, che oggi viene ritenuto uno dei più grandi registi di tutte le storie del cinema. E a proposito di questa scena finale, è scritto un libro molto bello che si chiama Trascendente nel cinema, che faccio vedere perché è andato esaurito e credo che la casa editrice lo stia ristampando. C'è un saggio molto bello su Ozu. Wenders ha detto che quando si immagina il paradiso, si immagina l'unica immagine verosimile del paradiso, che sembra il film di Ozu. Lei dice che in questa scena esattamente che abbiamo visto, alla fine della storia di Tokyo, c'è una reazione plausibile ma inaspettata. Lo spettatore sembra impreparato a una tale esplosione emotiva, e questo fa parte proprio di quel metodo che lei individua in quello che chiama lo stile trascendentale, perché a un certo punto, indipendentemente da ciò che succede, tra lo spettatore e il regista si crea un'unità, una specie di unione, qualcosa che ha a che vedere con qualcosa di più alto. C'è la possibilità di credere insieme che esista qualcosa di totalmente diverso da ciò che appare ai nostri sensi. Lei lo chiama il completamente altro. Ora, alla fine di tutta questa introduzione non so bene qual è la domanda, però mi piacerebbe che lei parlasse un po' di tutto questo, che insomma, a noi chiamiamo molto il suo cinema, ci sembra spesso insomma, molto interessante e spesso molto toccante. Well, I found myself in an interesting situation. I had gone to seminary and then fell in love with movies and went from Calvin College, which was obviously a Calvinist college, to UCLA grad school. And I still knew my theology, yet I had fallen in love with movies. And I started to see connections between religious ritual and a certain kind of movie. Una cosa l'ho trovato molto interessante, perché io avevo cominciato a frequentare il seminario, poi a un certo punto mi sono innamorato del cinema, quindi sono passato da questo college, al college calvinista, al UCLA, e continuando a studiare teologia, in ogni caso avevo cominciato anche a vedere all'interno del cinema alcuni rituali religiosi. Attualmente sono responsabile o curatore della sezione L'altro cinema extra del Festival Internazionale del Film di Roma. E uno dei prossimi impegni sarà probabilmente la direzione artistica di un festival dedicato alla commedia, per il quale mi ha chiamato Carlo Verdone, dicendomi che lui l'avrebbe accettato questo impegno solo se io l'avessi affiancato. E siamo in quella fase molto bella della progettazione, quando si sta con la piantina aperta a cercare di disegnare, di capire come verrà fuori. E sono, credo, io ho insegnato a lungo al Centro Sperimentale, però sono 5-6 anni che faccio un laboratorio di critica cinematografica al DAMS, a Roma 3, ed è un impegno credo che amo molto, perché ho capito anche a un certo punto come farlo al meglio, facendo scrivere a tutti quanti delle critiche cinematografiche, a leggerle in maniera tale da poter vedere la reazione di ciò che uno scrive sull'intelligenza e la sensibilità di tutti coloro che lo circondano, che è la maniera migliore secondo me, e sempre utilizzando un metodo che è quello che ho sempre utilizzato da quando ho iniziato a insegnare, di far vedere brani di cinema, di commentarli e di lavorarci sopra, di lavorare quindi su un'esperienza diretta, subito dopo che il cinema ti ha un po' messo le mani addosso, per così dire. Quest'anno, per esempio, al laboratorio, l'ultimo che ho fatto, è stato il primo laboratorio monografico, perché in genere hanno delle tracce che non sono dedicate specificamente a una cinematografia, a una filmografia, a un autore, ma quest'anno c'è l'ultimo laboratorio, era tutto dedicato a Tarantino, che è un regista che amo molto, però credo per motivi diversi da quelli che in genere vengono ritenuti tra i più importanti nel popolo dei tarantiniani. A me sembra un regista dotatissimo nella scrittura, per esempio. È un grandissimo sceneggiatore ed è un grandissimo, cioè ha del regista, delle cose che in genere non si trovano insieme,
È uno bravissimo, per esempio, nel casting, nello scegliere gli attori, nel farli parlare, nello scrivere copioni. Poi ama così tanto il cinema, spesso da finire per dover considerare tutto ciò che fa un omaggio a qualcosa che ha già visto, che è probabilmente invece un limite. Però questa miscela, che è veramente inedita e inusuale, però lo porta poi a fare dei film di genere che sono in realtà grandissimi film d'autore. Voglio dire, Bastardi senza gloria si apre con una scena dialogata di un quarto d'ora, 20 minuti, che probabilmente neanche un film di De Oliveira o di Bergman sarebbero stati tollerati, insomma, in quella misura. E uno dei filosofi che amo di più, su cui mi sono laureato, Heidegger, dice qualcosa tipo che alla fine la cosa più profonda, qualcosa che forse emerge più dal senso anche di disorientamento, smarrimento, di angoscia, di nausea, di tutto ciò che si prova quando poi si vive una vita che nessuno ha deciso di vivere in un determinato momento o un determinato posto, e nessuno decide di a meno che se non sulla base di una decisione estrema, insomma, di finire in qualche maniera, no? La cosa che emerge più forte, nonostante tutto, anche nei momenti più, è che le cose esistano, sia che esista questa luce, che esista questa cosa, che le cose ci siano, che probabilmente avrebbero potuto anche non esserci, no? Il fatto che ci siano significa che insomma, è un po' quello che Pasolini diceva, appunto, nel senso che condivideva con la religione cattolica, il senso di dono, di essere della realtà come qualcosa che, no, che ci è stato dato. Ecco, io credo che in ogni inquadratura un po' ci sia, anche nella più stupida, ecco, non c'è bisogno di essere un grande regista. Quando si piglia e si inizia a filmare e si notano i cambiamenti, no, in ogni inquadratura c'è del tempo. Romer diceva la vera differenza tra il cinema e la pittura, no, è che il cinema non è fatto di immagini, è fatto di inquadrature, che sono immagini in cui dentro ci scorre il tempo. Adesso c'è un rumore di un aereo lontano, qualcosa sottofondo, qualcosa si muove, la realtà, ecco, quel senso un po' enigmatico delle cose che succedono. In questo senso lo sguardo di chi inizia a riflettere semplicemente sul fatto che le cose esistano è un'inquadratura, penso che siano, forse sono la stessa cosa. Questa è la mia prima volta in Sicilia. E voi mi date un premio? Dovrei venire più spesso. Grazie molto. E grazie a Mario Sesti e a Tiziana Rocca. Ho sempre provato per l'Italia un amore profondo, un legame. Anche prima di diventare un gladiatore. So che amate il cinema e sono sempre stato grato per la fedeltà del pubblico italiano. Grazie. Tutto questo significa per me molto più di quanto possiate immaginare. Forza e onore. Grazie.